ringrazio e lascio la parola a chiunque voglia ribattere anche un elemento effettivamente critico di difesa, ecco, del multilateralismo. Se posso intervenire, stasera stiamo toccando veramente l'enciclopedia britannica della politica internazionale, partendo da un dibattito sui metodi che possono assumere anche aspetti di tipo ideologico religioso, come diceva Colombo. Abbiamo toccato anche aspetti di carattere molto pratico, molto concreto, il rapporto fra Stati Uniti e Unione Europea, il problema dell'Ucraina. Su questo io vorrei dire qualche cosa. Vorrei dire qualche cosa perché io credo che noi abbiamo una visione, come sempre, molto prospettica, nel senso che guardiamo le cose da vicino e non ci accorgiamo dei grandi temi che invece si sviluppano. Magari tra 200 anni, se ci sarà ancora un'umanità, gli storici vedranno un filo più chiaro di quello che vediamo oggi. Mi ha molto colpito però quanto diceva il professor Rizza sulla questione della posizione americana a una convergenza fra Unione Europea e Russia. Ora, io vorrei soffermarmi su quest'ultimo punto. Lasciamo perdere che cosa fanno e che cosa pensano di fare gli Stati Uniti. Io rilasciai un'intervista ancora nel 2008 in cui dissi, con grande scandalo di qualcuno, ero ancora in servizio, già allora ero un po' birichino, dissi: io non riesco ad immaginare un futuro fra 30 anni, fra 40 anni, se non c'è una, non dico una convergenza, ma un'intesa anche istituzionale fra Europa e Russia. Peraltro abbiamo basi culturali che, se non sono identiche, sono sicuramente molto simili. Io studiavo al liceo e mettevo come musica per riempire il vuoto dell'audio, mettevo Tchaikovsky, leggevo Tolstoi, come tutti quanti noi. Ora, io credo che questo ci dice come la base culturale abbia dei punti di comunalità straordinariamente vicini, se non coincidenti. E questo già potrebbe essere un buon argomento, ma l'argomento principale è che la spinta che viene dalla demografia, dal clima, nei confronti dell'Europa, la si può benissimo percepire come una spinta di tipo aggressivo. E questo vale sia per noi che per la Russia. E io non posso immaginare, appunto, dicevo, fra 30-40 anni, la nostra sopravvivenza come società identificate dai nostri valori, se non c'è una convergenza tra noi e loro. Insieme possiamo sperare di conservare la nostra identità, separati no, soprattutto se rimaniamo separati in Europa, così come siamo separati. Il professor Rizza lamentava la questione della politica estera comune, politica fiscale comune, inesistenti. Sapete, sulla politica estera e di sicurezza comune io mi sto battendo ancora dal 99, io sono uno dei quattro redattori dell'SK Line Goal, quindi ho una passione personale a riguardo. Non vi nascondo che la frustrazione è tanta, la frustrazione è veramente notevole, anche perché qui vedo qualche fatto che smentisce in qualche modo quello che dicevo inizialmente sul fatto che tutto sommato multilateralismo e bilateralismo devono coincidere, devono convivere, perché in realtà alcuni bilateralismi all'interno dell'Unione Europea hanno di fatto minato l'approccio multilaterale. Un esempio per tutti: l'accordo di Lancaster House tra Francia e Gran Bretagna, che ha non dico definitivamente, spero di no, ma certamente ha frenato in modo sostanziale e per lungo tempo la possibilità di conseguire una politica di sicurezza comune. Qui dobbiamo veramente fare una riflessione tutti quanti noi europei. Noi europei siamo dei piccoli paesi, siamo come l'Italia nel 1845, quando si viveva benissimo, secondo gli standard dell'epoca, a Ferrara, come a Firenze. Però i destini di Ferrara e di Firenze venivano decisi a Vienna e venivano decisi a Parigi. Oggi i nostri destini dei piccoli paesi europei non vengono decisi a Londra e neanche a Berlino, con buona pace di Angela Merkel, vengono decisi a Pechino e vengono decisi a Washington.
Quindi o facciamo il passo avanti e arriviamo a un'unione reale, oppure gradualmente, magari dolcemente, senza accorgerci, soccomberemo ai nostri nipoti, avranno un futuro diverso da quello che noi immaginavamo per loro. Grazie signor generale, penso sia molto interessante vedere come in modo indiretto e inconsapevole tutti i relatori abbiano toccato proprio le due aree geografiche che avevamo scelto come casi di studio e che propongo di affrontare da subito, diciamo così, in una cornice di discussione sempre molto libera, cominciando forse per prossimità geografica dal Mediterraneo, più volte evocato, e do la parola subito a Giulio Terzi di Sant'Agata, che anche per sua esperienza proprio in quanto diplomatico conosce bene la realtà in particolare vicino orientale e che quindi potrà spiegarci come per esempio si possano conciliare multilateralismo e bilateralismo in un contesto come quello del Mediterraneo, che però appunto, come dice il nome stesso, è un mare fra le terre, quindi implica la necessità di una di farsi asse di collegamento, però con dei soggetti che sono molto diversificati tra di loro. Prego. Grazie molto. Una collega, una ex collega purtroppo, perché faccio più parte della casa, come si dice, l'ambasciatore Marras, ha fatto una ottima descrizione su quelle che sono le problematiche globali dell'Italia nel Mediterraneo. Io vorrei, senza rubare troppo tempo a questo aspetto, perché ci stiamo allargando, come si dice, vorrei sottolineare l'importanza dell'acquis europeo e soprattutto italiano dal punto di vista culturale, perché la cultura di un paese, che poi la sua identità, è la base, deve essere la base della politica estera, ancor più per un paese come il nostro che si basa essenzialmente sul suo soft power, cioè sull'accettazione che viene manifestata dai paesi che ha davanti. Un lavoro molto importante, uscito 2 anni e mezzo, 3 fa, di un grande storico di Cambridge, uno storico proprio del Mediterraneo, David Aboulafia, fa una narrativa scientifica ma anche molto avvincente di quelli che sono i 3 millenni di storia del Mediterraneo. E quando si ha modo di prendere almeno alcuni aspetti di questo grande lavoro che lui ha fatto, ci si rende conto come la definizione di realtà liquida per questa grande area sia estremamente appropriata, cioè una realtà liquida nella formazione dei miti, nella maturazione del pensiero, della scienza, del rapporto tra religione, società e potere. Questa dottrina del Mediterraneo, fra tantissimi storici europei e un po' di tutto il mondo, nasce forse durante la Seconda Guerra Mondiale e viene coltivata ulteriormente dopo la Seconda Guerra Mondiale da quella che è la scuola dell'École pratique des hautes études e da Fernand Braudel. Da Fernand Braudel che insisteva proprio sui comuni caratteri, aveva fatto una ricerca straordinaria anche nei campi di concentramento per fine della Seconda Guerra Mondiale su quelli che erano le speranze che anche i prigionieri dei paesi del Mediterraneo potevano avere sull'affermazione di c'era un'identità del Mediterraneo, esiste un'identità di valori, esiste un richiamo al quale si può far riferimento, ed è e qui ci sono diverse correnti, nel senso che Braudel dà un percorso che non è quello di Aboulafia, ma che a un certo punto si combina con quello diciamo anglosassone, perché vede soprattutto alcuni valori, la cultura del dialogo, cioè l'interazione educativa e intellettuale tra i diversi popoli del Mediterraneo, il confronto politico, il pluralismo,
il radicamento di, e in questi sensi, in questi aspetti valoriali che hanno poi riflesso, che devono aver riflesso sulla, sulla politica estera europea, ecco, c'è tutta una diverse correnti che hanno sviluppato negli ultimi 50 anni questi aspetti, ma ancora di più nel, negli ultimi 20, e si sono riflessi, è tutta una cultura politica che ha fatto presa, forse il documento che la dimostra meglio è la dichiarazione di Barcellona del novembre del 95, atto fondatore del partenariato globale tra UE e i 12 paesi del sud Mediterraneo, europei più i 12, che segna la dichiarazione di Barcellona una svolta nelle relazioni della regione, perché impegna al primo punto a rispettare i diritti umani e libertà fondamentali, a rispettare i principi dello Stato di diritto. Ora, a distanza di quasi 20 anni da Barcellona, possiamo dire certamente che i comportamenti degli stati che vi partecipavano sono stati molto devianti rispetto a quello che avevano sottoscritto, perché c'è stata una ci sono state anche delle proxy wars, proxy crisis, non nate nei paesi che facevano parte di quel contesto dei 12 più gli europei, ma che sono state anche generate, innescate da esterni, e quando dico esterni, in questo momento con le crisi che abbiamo sott'occhio possiamo guardare soprattutto all'Iran e alla Russia. Però negli anni trascorsi da Barcellona non possiamo dire che sia un patrimonio che è andato perso, anzi è stato un percorso prezioso per i partecipanti allora, perché ha confermato questo metodo, questo valore del dialogo e del partenariato, due valori, dialogo e partenariato, che continuano a essere alla base di quel po' che si può continuare a fare, si può chiamare politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea. Cos'è cambiato? Lo si è detto prima, la realtà geopolitica ha avuto una trasformazione epocale sul lato europeo. Si è squilibrato completamente. Prima avevamo un peso specifico molto forte dei paesi mediterranei, sia tra i paesi fondatori ma anche nelle prime costruzioni successive, ma poi negli allargamenti del 2004, 2007, 2013 tutto il peso specifico si è spostato da un'altra parte, e quindi sul lato europeo c'è stata una gravitas che è andata nettamente a favore di un partenariato orientale in progressiva accelerazione dopo l'ultimo allargamento, che è stato un punto cruciale, cioè aver puntato tutto sul partenariato orientale senza affrontare, dopo le crisi delle primavere arabe del 2011, senza aver messo tutto l'impegno necessario, tutta la priorità necessaria sul partenariato mediterraneo, è stata una notevolissima distrazione dell'Unione Europea che ha penalizzato fortemente gli interessi italiani. Ma non c'è però nessun dubbio che oramai di Mediterraneo non si può più parlare per i 12 di Barcellona. Dovremmo forse parlare, cominciare a vedere questa regione come il grande Mediterraneo, cioè qualcosa che va da Gibilterra sino al Golfo, sicuramente sino alla Mesopotamia. E se guardiamo allora a tutta quest'area, vediamo come dobbiamo fare i conti con un altro cambiamento nel cambiamento, che è stato questo ancora più veloce e significativo, determinato dall'invasione dell'Iraq e della distruzione del sistema di sicurezza e delle istituzioni irachene del 2003, perché da lì in poi la crescita di potenza, la portata in potenza degli sciiti e del mondo iraniano è stato un elemento in gran parte condizionante di quello che è avvenuto in quella zona, sicuramente quello che è avvenuto nei quattro paesi che oramai apertamente, pubblicamente, in molti discorsi dei vertici iraniani troviamo definiti un po' come, non parlano di giardino di casa, ma in effetti questo è il concetto, sono l'Iraq, la Siria, lo Yemen e il Libano.
è in questi quattro paesi che l'Iran ritiene esistano degli interessi di sicurezza, di governo dominato, per dirla chiaramente, dominato dalla componente sciita, quali che siano le maggioranze o minoranze etnico-religiose e culturali di questi quattro paesi, ma comunque li vedono come la loro cintura di sicurezza nei confronti dei rischi di un accerchiamento di un mondo sunnita che sta all'esterno. Grazie ad al-Maliki l'Iran ha governato per interposta persona l'Iraq negli ultimi 5 anni, ha fomentato la rivolta Houthi in Yemen, ha incoraggiato Hezbollah a punto campo nel 2006, ma poi con una continuità impressionante, sino poi a permettersi di inviare un corpo di spedizione Hezbollah insieme a Pasdaran in Siria, con le conseguenze di reazione, di controonda sunnita che abbiamo visto e che è stata praticamente alla base dell'ISIS. Questo approccio globale credo che sia essenziale per l'Europa, di vedere come nella politica verso il Mediterraneo si debba guardare molto attentamente anche a quello che accade in questa fascia del Mediterraneo orientale, dove sicuramente il confronto con l'ISIS e con l'estremismo sunnita non può essere unicamente un confronto, una risposta di natura militare. Ed è sorprendente che noi ci troviamo a leggere ogni giorno sui giornali le azioni, passi unilaterali, le famose lettere inviate, le quattro lettere inviate al presidente Obama, che sono poi emerse abbastanza di sorpresa. Abbiamo seguito il negoziato nucleare a Teheran, senza capire però esattamente quale sia l'endgame politico di tutta questa grande crisi che sta riguardando direttamente almeno 5 paesi del Medio Oriente. L'endgame politico cos'è? Che tipo di garanzie esistono sulla partecipazione di una componente credibile sunnita al governo, alla struttura di sicurezza, alla ripartizione del budget, alla ripartizione dei proventi petroliferi in Iraq, ma anche in Siria? Che cosa succede nel processo di trasformazione? Ecco, nulla si percepisce su quello che dovrà essere la risposta a un quadro politico la cui assenza, come diceva prima uno dei nostri relatori, rischia di portarci tutta questa enorme crisi alle porte di casa. In effetti ce l'ha già portato con una roba forte del califfato a Derna in Libia. E quindi una visione d'insieme, una strategia d'insieme, a mio avviso manca pesantemente. E se questa è la realtà, io penso che ci siano alcune considerazioni centrali da fare sull'azione da svolgere nel Mediterraneo. La prima riguarda il principio di fondo della politica estera di sicurezza. L'Europa non può assolutamente più permettersi di aspettare l'America ogni volta che si trova confrontata a problemi che la toccano in modo così pesante e così direttamente. In Siria l'Europa ha aspettato l'America nella crisi ampiamente nel 2012 e nel 2013, ci siamo divisi. In Libia abbiamo sempre saputo che le responsabilità europee non avrebbero ottenuto alcuna supplenza da oltreoceano, mentre invece abbiamo visto come poi le crisi in Mali e in Repubblica Centrafricana i francesi siano partiti e abbiano tirato dietro degli interventi molto cospicui da parte dell'ONU e da parte dell'Unione Africana. Seconda considerazione, non so se avete letto un'intervista che mi ha abbastanza toccato di Jürgen Habermas su Repubblica qualche giorno fa, quando l'intervistatore gli ha chiesto ma qual è il ruolo dell'Europa, lui non ha avuto nessuna esitazione a rispondere: l'Europa deve anzitutto porsi il problema di civilizzare il capitalismo e di instaurare i diritti umani. Ecco, io penso che il secondo punto, civilizzare il capitalismo, riguarda l'interno dell'Europa, i rapporti globali, la finanza, con tutte le enormi crisi che ha provocato anche sulla nostra società.
ma instaurare diritti umani è un tema che è collegato a diritti umani e stato di diritto, le due cose messe insieme, riguarda in modo speciale l'azione nel grande Mediterraneo, cioè nel grande bacino di quest'area che abbiamo di fronte. Il terzo punto sono le priorità, i contenuti e le proposte dell'azione italiana a Bruxelles. Cioè dobbiamo distinguere fra lungo e breve periodo, perché nel lungo periodo è certo che tutto quello che è uscito dalle prime primavere arabe, i processi di trasformazione e di cambiamento, rispondono a dei cicli che sono ingovernabili nel giro di qualche anno. Qualcuno ha fatto il confronto, ci sono dei commentatori arabi che hanno detto: ma voi venite a chiedere accelerazioni delle riforme istituzionali nei paesi colpiti da queste crisi, quando dimenticate che per tutto l'Ottocento i movimenti rivoluzionari puntati alla nazione, alla libertà, al francamento dagli imperi e dei re assolutisti ci hanno messo almeno 70 anni dalla rivoluzione degli anni 20 fino a quella del 48, quindi nel mondo arabo-islamico questo è ancora più complesso. Però proprio perché di lungo termine le politiche di partenariato devono essere ravvivate e devono essere spinte dall'Italia, credo, in alcune direzioni. La prima è una direzione di inclusività, pluralismo politico, però basata anche su sostegno economico che assicuri servizi essenziali, sviluppo e occupazione. Secondo punto, una grande attenzione ai programmi per l'educazione e per la tolleranza, e la focalizzazione sui programmi anziché sulla scelta di leader che ci piacciono o non ci piacciono per le loro tendenze politiche. Quindi focalizzare i programmi e consolidare le forze politiche che abbiano questi punti di riferimento. Ora, soltanto un paio di parole per quanto riguarda la Libia. La Libia è il grande problema per la politica estera di sicurezza italiana. Non è necessario ricordare i flussi di immigrazione, i rischi negli approvvigionamenti energetici, la destabilizzazione endemica che la situazione libica sta creando al di là delle frontiere, in Ciad, Repubblica Centroafricana, sulla Tunisia, come uno tsunami che si sta ripartendo, espandendo nel sud del paese e al di fuori delle frontiere. La crisi si sta spiralizzando in modo molto rapido. Oramai si parla apertamente di una biforcazione del paese a tutto campo, una biforcazione nelle strutture di sicurezza, una biforcazione politica. Abbiamo due parlamenti, uno è stato dichiarato illegalmente eletto da una Corte Suprema libica il 9 novembre, che avrebbe dovuto giudicare soltanto sul trasferimento del Parlamento a Tobruk, ma che invece, per evidenti condizionamenti anche della realtà sul terreno, ha deciso di andare al di là e addirittura deliberare sulla illegittimità dei parlamentari che vi siedono. Quindi la sicurezza è oramai una mappa delle milizie, delle forze, le diverse aggregazioni combinate fra forze regolari e milizie, interessi locali, è diventata altro che macchia di leopardo quando si parlava di processo di pace, che è estremamente più complessa. E richiede una forma di appoggio, di sostegno, di strategia esterna che non è mai comparsa nelle decine di convegni, conferenze, incontri internazionali che sono stati dedicati sino agli ultimi giorni alla questione libica. Ecco, io credo che sulla Libia l'interesse italiano sia al posto più alto. Ci dovrebbe essere una concentrazione, una determinazione da parte italiana, ma abbiamo anche partner che sono interessati quanto noi, in particolare la Francia, a creare un gruppo di paesi europei, una sorta di cooperazione rafforzata della politica estera e di sicurezza, che
prenda come base, come nucleo di base i paesi mediterranei, ma che poi coinvolga anche la Gran Bretagna e forse anche la Germania, per lanciare un'operazione molto impegnativa, ma a questo punto assolutamente necessaria, di stabilizzazione e di institution building e poi anche di controllo del territorio, promozione del territorio. Se voi pensate che l'unica missione europea è durata un anno, aveva 120 funzionari che facevano essenzialmente rapporti ed analisi, e non hanno formato neanche un doganiere o una guardia di frontiera, ma se ne sono poi partiti dopo 12 mesi, ai primi problemi l'agosto scorso, durante la battaglia per l'aeroporto di Tripoli, ed hanno sgomberato il terreno, e abbiamo ancora un inviato speciale, per quanto uomo di grande valore, apprezzabile, un inviato speciale delle Nazioni Unite, Bernardino León, che però va lì episodicamente, fa una serie di iniziative e di attività nelle sedi multilaterali, ma non ha certo una sua struttura rilevante di presenza sul terreno. Vedete quanto siamo scoperti e quant'è la gravità del problema che rimane aperto per l'Italia. Allora, dal punto di vista pratico, io penso, e credo ci siano diverse persone che si pongono questo problema all'interno del mondo politico e soprattutto del mondo economico italiano, che sia assolutamente urgente il lancio di una grande iniziativa diplomatica italiana con alcuni altri paesi mediterranei, perché si faccia un investimento sulla sicurezza e la stabilità della Libia. Questo mi sembra assolutamente importante. Grazie. Grazie, onorevole Terzi. Gli spunti sono innumerevoli da questo intervento, a partire dalla sottolineatura dell'esistenza di un grande Mediterraneo come spazio geoculturale. Forse è interessante osservare che una prospettiva multilaterale è quella che maggiormente manca nel Mediterraneo, anche se da accompagnare a quella dimensione bilaterale che nel caso della Libia mi è parso di aver capire dai rivendichi come una delle priorità della politica estera italiana, cioè uno dei casi proprio in cui, per prossimità geografica, anche per ragioni storiche, ovviamente l'Italia deve farsi valere in quanto proprio rispetto ai propri interessi nazionali. Il contesto della regione è ovviamente molto complesso, e anche qui però ci si trova forse di fronte al fatto che l'Italia ha rapporti bilaterali importanti con soggetti anche vicendevolmente in conflitto, come il caso per esempio di Iran o di Israele, nel quadro di uno sconvolgimento che ha riguardato il mondo arabo sunnita, non solo per l'invasione statunitense, ma poi anche per quei fenomeni noti come rivolte arabe. Credo che su questi temi sul Mediterraneo sia il generale Camporini e forse il professor Colombo stesso possono, vogliono aggiungere qualcosa. Allora, grazie, faccio, spero di non essere troppo disordinato. La prima riflessione che ricollega la questione mediterranea alla questione più generale del multilateralismo, forse fino a questo punto abbiamo introdotto una tensione dimenticandocene un'altra. La tensione non è soltanto in realtà tra approccio, metodo bilaterale e approccio multilaterale, ma anche su quale tipo di multilateralismo, in modo particolare quali dimensioni geografiche del multilateralismo. E quello che mi sembra entrato in crisi, probabilmente in una crisi irreversibile, magari non sarà così, è il multilateralismo su scala universale. Le grandi istituzioni multilaterali universali mi sembra che in questo momento soffrono enormemente per diverse ragioni, probabilmente legate anche ai mutamenti geopolitici del sistema internazionale. Altro è il tipo di multilateralismo che si può creare o ricreare a livello regionale. Da questo punto di vista, gli stessi Stati Uniti, puntando su due grandi aree di libero scambio di carattere regionale, stanno in qualche misura rivedendo la loro percezione, la loro rappresentazione del multilateralismo. E in questo si inserisce il Mediterraneo. Allora, sul Mediterraneo io vi porrei tre domande sull'approccio multilaterale e sulla politica estera italiana nei confronti dell'area mediterranea e medio orientale. La prima domanda è: da quali basi partiamo?
Perché qui c'è una differenza, mi sembra, macroscopica tra il contesto multilaterale della politica estera italiana nei confronti dell'Europa orientale, cosiddetta, di quella che era in realtà l'Europa orientale, e il contesto multilaterale della politica estera italiana nell'area mediterranea. Perché all'epoca del bipolarismo l'Italia faceva naturalmente, inevitabilmente, una politica multilaterale nei confronti dell'Europa orientale, eravamo strettamente integrati per ragioni ovvie, e questo era il contenuto più strettamente multilaterale dal punto di vista strategico della politica estera italiana, ma nei confronti del Mediterraneo no. Noi partiamo da una base molto diversa. Nei confronti del Mediterraneo probabilmente una politica estera integrata occidentale anche nella seconda metà del Novecento non c'è mai stata, e la stessa politica estera italiana nei confronti del Mediterraneo ha sempre avuto un carattere, non uso l'aggettivo in termine svalutativo, ma opportunistico. Il neoatlantismo della politica di Mattei o dei governi di centrosinistra era un tentativo grosso modo anche di entrare nel vuoto aperto dal collasso degli imperi coloniali franco-britannici. Quindi il contesto multilaterale, intendo, della politica estera italiana nel Mediterraneo è un contesto multilaterale in parte da costruire. Seconda domanda, quali devono essere gli obiettivi? Perché io insisto su quello che dicevo prima, il partenariato euro-mediterraneo credo che nascesse con una serie di vizi di carattere, potremmo dire, potestativo, insomma, è difficile di organizzare una regione quando il potere fondamentale su quella regione c'è un altro. Ma il problema dell'area mediterranea e dell'area medio orientale è stato sì l'inserimento di potenze terze, ma soprattutto di una potenza certa, cioè del nostro principale alleato, cioè gli Stati Uniti, che hanno sfasciato completamente la regione. E qui io credo che noi viviamo un paradosso che riguarda il nuovo ordine internazionale creato negli anni 90. Le democrazie liberali si sono imposte contro i progetti di ingegneria sociale dei sistemi totalitari e nel momento della vittoria hanno ricreato un colossale processo di ingegneria sociale, che è finito esattamente come tutti gli altri progetti di ingegneria sociale del Novecento. E il Medio Oriente credo che sia stato il luogo per eccellenza di questo progetto, con risultati che sono, insomma, più o meno quelli che vediamo. A partire da qui, ultima domanda. Io ho apprezzato molto il riferimento, il tentativo di agganciare il multilateralismo mediterraneo alla ricerca di una comunanza culturale, alla ricerca di, se non una comunanza culturale oggettiva, insomma, alcuni elementi delle culture del Mediterraneo che possono essere attinti per farne una sorta di mito collettivo. C'è tuttavia un grosso problema che io credo che l'Unione Europea nel suo complesso e i paesi europei separatamente non stanno affrontando in modo adeguato, ed è il fatto che l'Unione Europea e i paesi europei separatamente hanno la pretesa di conservare la propria esemplarità dopo aver perso la propria città. Io credo che l'obiettivo ultimo dei nostri progetti, quali che siano questi progetti, dovrà necessariamente essere meno ambizioso. Non credo che l'Europa sia più in grado di proporsi come modello culturale agli altri. Lo ha fatto molto a lungo, è un'esperienza che ha luce e ombre, non soltanto ombre, non soltanto luci, ma credo che sia un'esperienza finita. Da questo punto di vista credo che l'Europa faccia fatica ad adattarsi a questa perdita irreversibile della propria centralità. È una perdita che fatalmente chiamerà in causa anche la propria capacità di porsi su più terreni, compreso in me quello dei diritti umani, come un modello da seguire. Non credo che l'Europa abbia più quel ruolo, e penso che ogni volta che l'Europa pretende di avere ancora questo ruolo rischi di cercarsi guai. È stato uno dei problemi anche del partenariato del Mediterraneo, perché il partenariato del Mediterraneo è stato ripetutamente percepito come un progetto sospetto. Ricordo anche delle singole questioni, una questione molto importante, l'impossibilità, l'incapacità di concordare su una nozione comune di terrorismo, l'impossibilità di imporre la nostra nozione di terrorismo agli altri. Allora qui c'è proprio una trasformazione dei rapporti di potere che credo che fatalmente trascini con sé almeno una parte della nostra pretesa di esemplarità anche sul terreno culturale giuridico.
una referenza molto grossa di partenariato, uno dei motivi di maggior frenata del partenariato nel Mediterraneo è stata la situazione del rapporto tra Israele e i paesi arabi. Certo, questo è stato l'elemento determinante. Io mi ricordo l'esperienza diretta in Israele nel 2002-2003, ogni volta si menziona il processo di Barcellona, gli interlocutori israeliani dicevano: ma per carità, se questa è una cosa che non gioca tutto a favore dell'altro campo, ci mette in crisi, eccetera. Quindi questo è stato un elemento molto importante. Terrorismo, come è noto, la definizione di terrorismo è stata portata avanti dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza l'indomani delle Torri Gemelle, ma ancora non è assolutamente chiarita, quindi non dipende soltanto dal Mediterraneo, è un problema globale, riguarda l'Asia, riguarda il Sud America, riguarda il Sud America.